Partita la prima gara, subito vediamo la parte maschile, vediamo la Terga Castel che si porta davanti con Greco Vincenzo, poi darà il cambio con... Io sortirò di... Greco Vincenzo! Bene, bene ancora Sebastiano. E vediamo sempre nella partita del percorso ancora Grieco e Fauci sono appaiati nella gara, nella prima staffetta, per avere subito il cambio qua, sono già pronti gli atleti per il cambio, quando si avvicineranno anche in gara, non ricordo, basta avere un semplice contatto, la spalla sul braccio, poi il dentro, allora ai staffettisti che hanno finito la gara devono uscire dal percorso gara, dato la strada, la parte esterna del percorso, non della parte interna. È già lì, è già quasi. Sì, ma non si riesce. Dai, Vini! Troppo forte. Dai, Vini! Lino, non ci pensare che sono andato dietro rientro, dai tu sopra, dai! Ma Luca c'ha questa ultima e la terza e... Ale, dai, prendi anche quei due! Forza, forza! Dai, asso! Dai, allare!
Dai, fila, finita, dai! Manca meno di un chilometro, dai, dai, dai! Via ostacoli, vai ostacoli, vai, vai! Vai, sei andato, vai! E Yassin, no, guarda. È quello che gli ha detto. Allora, Yasso! Duro fino a fondo, forza con le braccia! Dai, dai, dai! Ale Anto! Vai Matteo! Vai Matteo! Vai vai vai! Vai Matteo! Dai dai dai! Vai Matti! Vai 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 vai! Vai! Che sono lì io la tecnica di Burma Caterina Ferretti,
è da quasi presa, ma siamo a metà della terza frazione. E ancora Toscana Jolly col pettorale 89 di Gambone Gabriele, Guidotti Lorenzo, Irzelli Ettore e Gosman. Atletica Livorno, Meni Federico, Spadoni Gabriele, Sorbo Flavio, Santucci Daniele. Quindi 8, 4 e poi 10 a un lato. Si è abbassata, si è abbassata. Superato il E allora terminate poi le nostre staffette. Comunque abbiamo ancora un cambio di staffetta da effettuare. Sarà la volta della categoria ragazze 3x1000. Arriva la ragazza che è partita, quando è arrivato quasi qua non si può partire, perciò al tempo. Non vedo Gloria, mi deve essere tuo figliolo. No, il nipote, scusa, sai, è tardi. Mettiamo il colpo di pistola. Sparami, ma chi? Mi fa mettere. Partita! Eccola, eccola! Chiamiamo dai giudici con Silenzio, Mara,
di Caprato e poi ancora e poi Angelica 71 400 manca tema Liberta subito Sano di Bruno da ultimo cambio ripeto alla Frida! Giulia! Frida è il momento sul terzo posto! È il podio! Se lo vuoi lì! Te lo devi andare a prendere però! Giulia! Partenza buona e valida.
conosci il video su ufficiale. Ora capito. Sì, ma ora c'è da fare alcune trovole, quindi la società nostra appena si è fatto tutto un palinsesto. Thank you.
categoria ragazzi, campionato numero 21, affianco a 240 tema, c'è Goracci Maglevacchi, seconda posizione si estese con Petri, Guidi, Geroni, Firenze Marathon, campionato numero 6 di Ciabatti, Baldi, Mavilla. Quattordici, Atletica Fucecco, Boldrini, Poli, Boldrini. E poi Calenzano e Virtus di Fontanelli, Garfagnoli e Bertolucci. A seguire, Pistoia Atletica, Firenze Marathon. Poi vediamo i ragazzi della Atletica Whispers. Qua i cambi, le atlete devono uscire dal campo gara da dove sono entrate, perciò Virtus, Mugello, Orecchiella, seconda squadra. A te TFS ti è arrivato? Eh? Che TFS a te ti è arrivato? Sì, mi è arrivato. Sono 27 staffette. La staffetta 3 per 1000 cadetti. Quelli che si sono staccati dal gruppo 3 per l'esattezza, vediamo un po' chi sono. Virtus Lucca, pettorale 98, Leonardo Sant'Angelo, dietro di lui col 94 Campi Bisenzio A, Luca Donelli e poi il Donelli e poi col numero 96 Filippo Amadori, Atletica Grosseto. Non ti devono superare ora, vai Campi! Grazie.
Colombino sta andando bene. Colombino quando parte che è bello di Toledo corre. Sì, lui corre veramente. Soffre tanto di parte. Vero? È bene il terzo lo riprende, no? No, fanno stare. Però almeno lo passa, però corrente troppo. In lontananza si vede ancora la Virtus Lucca in testa, una trentina di metri di vantaggio. Per gli Abstra Meschi, il 98. Sì. Dai, dietro c'è una coppia che insegue, sta provando ad allungare, sta provando ad allungare con Pietro Colombo. Ecco l'ultimo cambio per la Virtus Lucca. Dai Giulio, stai giù tutti, dai. Giulio Guccione. Cambia anche Grosseto, Federico Lubrano e poi Niccolò Davizzi per Campi Bisenzio. Cambia dei nostri. Eccoli. Vai Gabi, bravo! Vai Riccardo! È in lontananza ancora la Virtus in vantaggio, è stato il vantaggio di Giulio Guccione con Campi Bisenzio che ha superato Grosseto. Questo ancora il prossimo 300 metri alla linea. Dai fino in fondo, dai Giulio! Sale. Pettorale numero 98, poco sotto i 9 minuti il tempo, mentre per il secondo posto ce la fa l'atletica Campi Bisenzio con Niccolò Davizzi su Grosseto, Federico Lubrano. Bravo Niccolò, Bravo, sei andato all'ultimo minuto da fuori, bravo.